È da giugno che gli accessi sono aumentati, dall'ultima parte di giugno, e stiamo spesso sopra i 300 accessi al giorno. Si cominciano a vedere le patologie legate all'esposizione al caldo, che per i più giovani sono spesso risolvibili in tempi brevi, di solito sono cali di pressione, giramenti di testa, eccetera. Per le persone più anziane è un pochino peggio, perché c'è di mezzo la disidratazione, le complicanze infettive, e quindi spesso richiedono il ricovero, comunque più tempo. Avete adottato protocolli particolari per cercare di dare una risposta a questa massa di persone che si affaccia al protocollo? No, l'unica cosa che cerchiamo di fare è cercare di vederli in tempi ragionevoli e tenere in ospedale quelli che hanno bisogno di ricoverarsi. Per ora non sono stati attivati i piani di perafflusso. Ci sono problemi di posti letto rispetto a questa emergenza? No, diciamo che c'è un'attesa di posto letto che qualche giorno della settimana risulta sovrapponibile al periodo invernale.